partiamo subito con Kamzattone contro Nate Diaz. Si fa sempre più spazio l'ipotesi di un Kamzat Chimaev contro Nate Diaz. A dispetto delle smentite del più giovane dei fratelli di Stockton, che su Instagram ha dichiarato di non saperne nulla attraverso dei meme, mostrando anche un certo disinteresse, Dana White non ha assolutamente mollato un colpo, spingendo più e più volte per la stipula di questo contratto con un Nate Diaz che, a quanto pare, vorrebbe al più presto lasciare l'UFC. Non si conoscono i motivi, si suppone economici, per emigrare verso altri lidi. Chimaev, dal canto suo, ha già aperto a più riprese sui social verso quest'ipotesi, repostando un articolo in merito con una didascalia che recita: facciamolo bro. Intanto però non c'è soltanto Kamzattone tra i protagonisti della scorsa settimana UFC 267. A Dubai, infatti, c'era colui che probabilmente è il fenomeno social più grande di tutto il 2021, il nostro amatissimo Hasbullah. Grande, grandissima accoglienza da parte del pubblico per lui tra i migliaia di paganti dell'evento targato UFC, con Islam Makhachev che se l'ha addirittura portato dentro la gabbia per festeggiare la vittoria. Nel mezzo anche un siparietto con il suo rivale Abdu, con cui sono venuti quasi alle mani, come sono soliti fare in ogni video pubblicato sui social. Tutto questo tra una chiacchierata e l'altra con Mr. Dana White. Al che tutti si sono un po' chiesti: ma non è che questo qua, ragazzi, ce lo vediamo tipo sull'ottagono UFC contro Abdu e ci regalano un sogno spettacolare? No, purtroppo no. Perché nel corso di un'intervista a Bartool Sport, infatti, Dana White ha dichiarato come non abbia alcun interesse a vedere combattere Hasbullah nella sua promotion. Vi spiego una cosa, ragazzi. Quando ho visto il video di Hasbullah in cui annunciava che sarebbe stato ad Abu Dhabi per vedere l'UFC, ho postato anche io un video di risposta in cui gli ho risposto: sto arrivando. Hasbullah, I'm on the plane, I'm on Etihad right now, on my way to Abu Dhabi. I cannot wait for our meeting and I cannot wait to see you. E il post è quello più enorme che abbia mai pubblicato. Ho 6,7 milioni di follower su Instagram e ben 6,4 milioni di persone hanno visto quel video. È una follia. Adoro quel ragazzo, ma se mi chiedi se ci sono anche solo le minime chance di vederlo combattere in UFC, la risposta è assolutamente no. E adesso passiamo a Dillon Dennis, che ha preso gli schiaffi da Ali Abdelaziz. L'amico scroccone di McGregor, che Google qualifica come attore, pare ne abbia prese dal noto manager Ali Abdelaziz. Secondo il giornalista di MMA Junkie, infatti, John Morgan, il fighter più famoso al mondo ad avere un record di 2 sole vittorie, è stato letteralmente schiaffeggiato da Ali Abdelaziz nel backstage durante un animato tafferuglio all'evento UFC. A confermare la cosa, anche un tweet dell'ex fighter e commentatore UFC Michael Bisping, che avvalora le dichiarazioni di Morgan in un tweet cancellato poco dopo. Secondo quanto riportato dalle fonti, Dennis sarebbe stato espulso dal palazzetto e bandito da ogni prossimo evento targato UFC. E adesso passiamo alla notizia finale, che riguarda Conor Hazzo. Conor McGregor avrebbe vinto tutti i suoi titoli su una gamba sola. A svelare la clamorosa notizia, come fece Michael Bisping nel caso del suo ormai arcinoto occhio di vetro, ci ha pensato direttamente Notorious, attraverso un bot in risposta con dei suoi fan su Twitter. Conor ha infatti dichiarato di aver fatto i conti con la rottura del legamento crociato patita contro Max Holloway sin dal 2013, cosa questa che all'atto pratico l'avrebbe costretto a combattere su una gamba sola. Sono diventato un maestro nel combattere su una gamba sola dal 2013, quando mi hanno ricostruito un crociato. Ho vinto tutti i miei titoli UFC lottando con una gamba sola, ed è per questo che sono stato in grado di condurre il match, il terzo contro Dustin Poirier, prima di arrivare alla frattura, perché l'osso non ha retto il peso degli ultimi secondi. Insomma, una tesi bella calda e discutibile per Conor, che va detto al momento non è supportata da alcuna documentazione medica al riguardo. Tuttavia, se fosse vero, sarebbe abbastanza impressionante. Voi cosa ne pensate? Detto ciò, ragazzi, vorrei spendere altre parole su Conor McGregor, perché ultimamente siamo venuti a sapere che ha fatto una donazione di $30,000 ad una bambina malata di cancro. Quindi questo a sottolineare quanto non solo McGregor sia uno spaccone, un casinista, un ubriacone, eccetera eccetera, ma sia anche una persona di gran cuore, e se ha tutti questi follower è certo anche per questo tipo di comportamenti. Perciò, ragazzi, se possiamo spendere una nota positiva la spendiamo, perché le persone non si giudicano solo con un fatto singolo o con un episodio, ma per valutare il peso di una persona serve tante altre cose. Detto questo, un saluto da Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA, never said, I've been on my car for 7 days. Need a race, sweating.